I bilanci delle loro attività di ristorazione ad Oderzo hanno ancora addosso le cicatrici del lockdown. E ora, dal 15 ottobre, Roberto e Alberto Peruc devono affrontare un altro problema. Quattro dipendenti addetti ai servizi ai tavoli non hanno il Green Pass. Niente vaccino e nessuna disponibilità al tampone. E non potranno lavorare per i prossimi mesi. Il rapporto di lavoro viene quindi congelato finché permane l'obbligo di certificato verde. Lei ha provato a cercare del nuovo personale. Sì, abbiamo provato, ma non è così semplice. Puoi trovare gente ma inesperta. Che come fai a inserirli dentro in un contesto come il nostro che fai 200 persone in un colpo, sì, 200 persone al giorno e se sono inesperti ti trovi male? E comunque non, non ce cioè, ne sono tanti in giro che vogliono far questo lavoro qua. Le chiusure dei ristoranti per lockdown erano state in parte risolti con un rafforzamento delle vendite per asporto, lavoro in cui peraltro era già specializzata una delle quattro attività di famiglia. Paradossalmente è stato un problema più facile da risolvere rispetto all'attuale. La pizzeria acquistata in primavera potrebbe essere costretta a chiudere. Stiamo facendo di tutto per perché ciò non avvenga. Il Mamà l'abbiamo aperto il 20 di maggio di quest'anno. Abbiamo fatto un'estate un'ottima estate e speriamo di non chiuderlo perché sarebbero danni ingenti economicamente per la nostra società, abbiamo un affitto che continua ad andare avanti, dipendenti che devono essere pagati, e mutui che non possono essere bloccati. E... E dovremo far di tutto per, non, sì, per riuscire ad andare avanti. Su 32 dipendenti dei ristoranti di Roberto e Alberto solo 4 non possono lavorare, apparentemente pochi, eppure qui come per altre aziende, sufficienti a rappresentare un grosso problema. In questo caso, se non arriveranno dei sostituti, costringere i titolari a sacrificare una delle loro attività.